Bentornati su ManaTube, io sono Spec, lui è Damian. Ciao! E in questa puntata vedrete un gameplay di Centurion Commander. Se non sapete di cosa sta parlando, qui, in questo link, trovate tutte le informazioni su Centurion Commander. Vedrete in questa partita scontrarsi queste due leggende, speriamo possiate apprezzare e buona visione. Thank you! Ciao a tutti e bentornati su ManaTube, Damian, l'impescabile Spec. Bentornati. Uno show di lingua. Esika, oramai Tier 0 del formato, no dai non è vero, Tier 1, no, esatto. Contro Leopoldo per gli amici, che è qua dall'inizio. Però Poldo non si vede spesso in queste partite. Dures, vediamolo un po' meglio sto mazzo. Interessante. Allora, approfondiamo. Fammi un po' vedere cosa fai. Brainstorm è una scelta saggia, un giocatore esperto che fa scartare tutte le potenzialità di Brainstorm e dire no. Nel cimitero. Sicuramente sapere anche che l'avversario ha Force of Negation e Force Spike, insomma, ti mette, è un bel po' di informazioni. Sì, sì. Infatti uno scartino per Esika è tanta roba. Poi anche un Signet. Ma lo Spike c'è in mano, non credo. Non penso. Ah, ok, allora ci sta. Beh, comunque informazioni, non erano tutte le informazioni. Underground se avesse avuto Force Spike in mano, forse avrebbe giocato anche in sì. Vediamo un po', sicuramente mettere il bastone tra le ruote e Esika togliendogli i ramp è un ottimo modo per rallentare con calma. Sì, esatto, contro Maestro l'altra volta, insomma, gli è bastato turno 5 mettere giù quello il primo giro che poi, insomma, vomita un po' di tutto. Qua, fecciata che non viene fatta, vuole mantenere la potenzialità, ovviamente uno la fa adesso, mentre l'altro cerca un trioma, ovviamente, che è triome. I triomi di riferimento, come piacciono a me, triomi. Anche io voglio vedere cos'hai in mano. Ti guardo la mano. Guerra dell'informazione, guerra fredda. Sicuramente chi ha più in questi matchup dove ci si studia molto, bisogna cercare il momento giusto per colpire. Avere informazioni più fondamentali. Il timing è fondamentale. Leopold, un 3-3 che fa Narset, anzi fa Narset prima di Narset, cosa sto dicendo? Esatto. E quando tu o un tuo permanente viene sfiorato dallo sguardo, peschi la carne. Ok. Già il fatto di avere Leopold in gioco comunque è una bella sicurezza. Vediamo un po', perché Esika sa che Force of Negation è in mano, quindi ma. Però dice ci provo, mi interessa. Io vado. Mica. Quello che viene definito Cowboy Magic. Ovvero... Bridge. Cos'è il Cowboy Magic? Decido che io gioco. Sei tu che devi avere la risposta. Lui in questo leadership vago. Uriel è stato preso in un momento di disperazione. Era in bagno. Intanto è stato fatto. No! Non dal bagno! No! Tra l'altro tornare in zona di comando è come uccidere per un comandante, cioè ti ripaghi la tassa, non terrà in mano, è una carta forte. Sterling Group, vista anche nell'altra puntata che trovate sempre qua sul canale, qua Leopold ha le risposte, continua a picchiare da solo con calma. Sicuramente un buon momento, perché poi insomma, sappiamo che ha Force of Negation in mano, che contro un mazzo che gioca l'incantesimo come comandante è tanta roba. Assolutamente. Vediamo un po', perché Esika sappiamo che di creature non ne gioca. Magari qualche rimozione per tentare di togliere Leopold, ma fa vantaggio carte comunque. C'è da provare ad avere il timing giusto. Ci vado. No. Anguish Unmaking. Okay. Versione metal. Intanto pesca. Intanto pesco. Poi dopo pesco. Ci guardo, poi ok.
hai Force of Negation, va bene. Sapevi che ce l'avevo, quindi tanto vale che te la gioco così. Ma proprio il bello è che di Leo intanto pesco, poi penso a cosa fare. Posso anche pescare la risposta. Sì. Tanto vediamo che... qua la situazione per Sika non è... cioè, indietro sul mana. Sì. Perché Leo vuol poi una mana cattolo and drop, quindi... tanto tempo, tutta la può avere delle risposte, può avere delle minacce, può farle insieme. Sterling Groove. Pernicious Deep. Dore, e dico, ok. Comunque non può essere fatta 3 subito. No, vediamo se vive questo tutore. Questa Pernicious Deep. È lì, intanto è entrata. Sicuramente è una buona risposta perché non targhetta. Intanto Poldo va all'attacco. Poldo va a mangiare i suoi hamburger. Esatto, per i pochi che conoscono Poldo. Oco. È un po' un problema, Oco, visto che Pernicious Deed non te lo toglie, Oco. Però toglie il food Pernicious Deed. C'ho anche il mana per guadagnare 3 vite. Nel caso tu voglia proprio... fare simpatico. Ok. Natural Lore. Proviamo ad andare un po' a recuperare Tropical. un po' di tempo perso. Però qua è durissimo. Sì, se 9 punti vita, c'è un food che può diventare direttamente... no, passa già dal comando. Un signore, attaccare. Il giocatore di level che mette anche i danni a comandante con una pedina là in fondo così. Ringrazierà sicuramente il giocatore di Zika, ringraziamo noi, perché sicuramente ci aiuta nel video che uno dice, ok, quindi qual è il comandante, sono 15. Dove siamo arrivati? Vediamo un po', perché Oko sta lì, dice okay. Io... sì, Oko è... vabbè sì, giustamente non l'ha trasformato perché non voleva attirare non le ire subito, tanto andava così. Sì. Assolutamente sì. Ok. Abbiamo i nostri 7 mana. Avanti! Usare il comandante incantesimo. Nope. Miscalculation. È una gran carta. Skarn che dice: non l'ho rotto io questo qua. Non l'ho counterato io questo ponte. Quella 10. Bip. Questing Beast dice: ok. Trattore online. Andiamo a comandare proprio. Questing Beast sta al trattore in tangenziale. Un po'. Però anche Nicole Boras. Ah, Olin. Qua si va in Olin. Risolve. Può prendere. No, non è quello che prende il controllo. Lo può uccidere. Ci sarebbe il food. C'è il food. Quindi... e quindi non è. E quindi prova ad esiliare. Ma Bloom Tender. Diciamo che fa cose migliori in altre situazioni del gioco. Oh, comunque faceva 4 mana. Niente, game 2. Però ha tirato, tirato, sì. No, adesso, il giocatore di Leopold è stato bravissimo a mettere pressione fin da subito, togliendo i punti di riferimento ad Ezika. Quel counter di Rampino, insomma. Sì. Su Rampino, fatto il suo. Basta. Force Spike anche sul... Sulla pescata. Cattivo, Preordine, non mi veniva. No. Savana, adesso l'Arcane Signet lo faccio, sei tappato out. Non può però, dire. Difficile. con 2 mana, allora, sul Tai ha tutte le risposte del mondo, quindi potenzialmente potrebbe... infatti. Ti è. Abru Decay. Che carta. Molto forte. Sì, diciamo che qua si va avanti e indietro, cioè, uno dà e le prende senza pensarci. Si tirano sberle senza... senza fermo. Avanti e indietro. Terra. Wow. Una buona Fastland. Arriva Lio. Eccolo. Vediamo. Oh, una intanto risposta. Intanto pesco. Poi dopo... ma lo puoi anche togliere. Ma intanto pesco. Vantaggio carta è insensato in questo momento, cioè, nel senso, Ezika ha 3 carte in mano, 2. Sì, 2, è un po' dura. Cioè, è un po' dura, appena iniziato. C'è Leopold. Ma Leopold fa un vantaggio già, essendo zitto, lui. Zitto, lui sta lì. Collective credo,
Mana Tide, bellissima giocata questa, perché c'è un Mana Tide che dice a meno che non paghi uno, quindi ti togli il potenziale doppio blu. Che non è malvagio. Sì, in effetti infatti Leovold dice Ok, mi fermo. Mi hai convinto, faccio niente. Chapeau. In effetti, che dire, dal punto di vista lì. Andiamo a Cowboy. Cowboy Magic. Sì, io gioco. Esika, no, Counter. C'era il un Pact of Nations, aveva una carta in mano delicatissima. Ha detto, sai che c'è, questa è una gran giocata, praticamente. Sì. Non so se l'ha beccato o se... O aveva però... terra e Pact, perché non ha più carte in mano e ha giocato quelle due lì. Quindi una delle due l'ha pescata. Una delle due l'ha pescata e... Una pescata abbastanza importante, anche perché adesso è Leovold che deve avere una risposta veramente efficiente. Ok, Jace. Ok. Fa paura. Sì. Fa paura. Vabbè, se avesse Demonic Consultation in mano... Ciao, vinto. Bella Esika, eh? Io ho vinto così. Esatto. Mi ricordo che effettivamente Leovold ha questa potenzialità, avendo inserito Jace nel mazzo, di dire anche io ti chiudo in faccia. Quando me lo aspetto, non so, no. Il signor Ricola. Nigel, è sempre un piacere. Buongiorno. Jace, sei un pirla. Va a casa. Qui eravamo ancora su. Sì, Amon che c'era ancora Nicol Bolas. Esatto, Jace e Gideon che facevano. Dai, ce la facciamo. Piani, strategic planning. Ok, esatto. Qua si muore. Questo invece sopra. Beh, giusto. Abbastanza chiaro l'utilizzo, sì. Fattore online e via. Pum. Diretto in faccia, ultima abilità di questi, ti togli anche il Planeswalker. Bene. Non male. L'unico problema adesso è che Esika è ancora viva, c'è il ponte, è ancora vivo, quindi... continua. Una bella carrellata del mazzo, dove vediamo il cataclisma che tanto ha fatto nell'altra partita. Anche l'incantesimo che esilia. Sono sprecate, sì. Vediamo, cioè, tanto Esika abbiamo un po' capito che quello che fa è quello, mettere in gioco un Nigel alla volta. Esatto. Nigel o parenti, o demoni o parenti, oppure fratelli. Esatto. E qua... dammelo a me. Esatto, se non riesci a sconfiggerlo, fatelo amico. Fatelo amico, in questo caso. Leo è un po' un problema in questo momento, perché... tre carte in mano. Oh, ma risponde, cioè, Poldo, sì, Poldo non lascia passeggiare. Io non ti lascio vincere. La fa sudare tutta. Sì. Vabbè, già il fatto che Esika è riuscita a entrare, che ha fatto il Pact of Negation, almeno se la deve sudare. Però sì, è un po'... non lo so, boh. Appunto. Grisel Brando. Papa Brando. E intanto questo in vista ti dirà un'altra sberla e Leovold non si ha il tempo di giocarlo e io pesco tutto quello che si sono può a 12 pescare. Punti vita, ti guarda la mano, capisco che vedendo così non c'è trippa per gatti, perché Plug Engineer credo fosse lì per ben altri motivi, sì. Leggete Magda mentre dico questo. For Spike, arrivati a questo punto della partita, un po'... Merchant Scroll. Un Counterspell, ok. Così, nel dubbio. Da Sigil, vabbè. Non so cosa possa game succedere, track. Ma nel dubbio vado a gameplay. Sì. Bella, palla partita. Pact of Negation ha vinto la partita. Sì. Perché Leovold è bravissimo a fare pezzo e risposta, ma se metti due counter sul piatto, sì, è difficile averne due in mano. Vediamo. Buon Ponder si è messo abbastanza a posto le cose. Bayou. Resta... Life from the Loam turno 2 gli piace. Riprendo la Fetch. Sono sicuro di avere terra. Trioma. Sì. Ovviamente. Vediamo, però questo Life from the Loam fa tanto, a livello di... Di vantaggio, sì. Di vantaggio, cioè. Qua, Leovold online. Come fai con Leovold online?
Leovold online e non viene. Ah, ok. Tainted. Tainted. Infatti dicevo, c'era qualcosa che non andava. Duress. Tenuto il Duress, che simpaticamente credo faccia pescare anche Duress, perché bersaglia il giocatore di Leovold, se non ricordo male. Sì. Dice tu o un permanente, proprio. È un fiscalista, Leovold. Leovold fiscalista. Non ti lascia passare. Vediamo un po', perché adesso Ezika deve fare qualcosa, proprio, perché non può continuare a lasciare entrare tutto quanto così, Trunim Nemesis, via, avanti. Questi. Anche perché Leovold e Trunim Nemesis sono molto... Dico tight. Una cavolata se Tight ha fatto pescare. Secondo me dice target opponent. Può essere, non l'ho visto. Può essere. Vedremo. Qua intanto Leovold va avanti la sua campagna. Non lo so, qua la situazione è molto complicata perché Duress. Intanto pesco. Pesco. Ah, te la fa anche vedere la mano. La mano non è bella. No. Che dire, leadership vacuum ci saluta. Secondo me Ezika incomincia ad avere un po' di ansia da prestazione in questo momento, vista la mano. Dice, un pochino però... sì. Mi arrampico sui muri, ma non mi sento Spider-Man. Giusto. Non lo so, cioè, anche Oko... Non so cosa abbia in mano Ezika, ma bisogna fare qualcosa alla svelta, perché ha due turni, perché Oko mette un 3-3, sono 9, dopo sì. deve essere qualcosa di molto risolutivo, perché anche il Prismatic Bridge non credo che risolverebbe la situazione in generale, cioè ti prendi 9, poi... E poi sappiamo che ha Snapcaster in mano. Sì, no, ma... Mi sa proprio che qua il giocatore di Leovold va sul sicuro, dice non uso neanche il Oko, il suo food per fare un 3-3. Sì, ma dopo. Ok. Snapcaster su, giustamente ha scartato Vacuum, ma quel Vacuum contro sto mazzo è davvero forte. Più sì. Che altri, ma cioè, ha 5 colori, entra sì, e non fa le TB. Sì, molto molto pesante, perché mette abbastanza in difficoltà, cioè devi rigiocarlo, non ha un ETB, fa vedere la mano, direi che qua finita. La partita è finita. Avete visto una serie di partite tra Leovold e Ezika molto molto tirate, molto molto tese, anche perché giustamente bastava un errore per mandare tutto un po' all'aria. Alla fine Leovold si ricorda sempre che è lì che vi aspetta al varco. L'emissario. Vedete che lui è lì pronto a ricordarvi quanto è forte. Ma ci sono tanti altri mazzi forti che trovate sul canale e tante altre partite. Vi ricordiamo che un'iscrizione, un commento, un mi piace ci può sempre dare una mano. E vi auguriamo di rivederci alla prossima partita di Centurion Commander. Io sono Damian, questo è Spec, questa è Manatum. Alla prossima.